Ciao Laura, Ciao. illuminaci allora, quanto guadagniamo quest'anno? Come andiamo quest'anno? Vabbè, no? Stendiamo un velo pietoso. Diciamo che, vabbè, lo sappiamo tutti, il Covid ha portato purtroppo tanta negatività dal punto di vista economico e lo sappiamo. Per noi, dico la verità, è stato veramente il 2020 un anno terribile, ma proprio terribile. Perché per aiutare tutti, bonus, contributi, lo sapete, tantissime scadenze, tutti i rinvii, cioè, ci hanno proprio veramente, invece che aiutato, ci hanno proprio creato altri problemi. Però purtroppo è andata così. Ora vi dico, pare che, questa è proprio la new entry, ma molti già lo sapranno, pare che sia pronto, arriverà il nuovo bonus. Quindi già questo almeno sembra una buona notizia e sembrerebbe che invece di legarlo ai codici Ateco e a tanti cavilli di tanti, lo sapete, bonus, contributi, contributi a fondo perduto, sono stati fatti in maniera tanto tanto differenziata l'uno dall'altro e quindi questo ha portato a tutti tanti problemi e c'è pure chi non li ha chiesti pur potendoli chiedere e chi invece, diciamo, li ha chiesti e non li poteva avere, pensate voi. E sono già iniziati pure i controlli sui bonus ricevuti e c'è qualcuno che purtroppo ha pure, li ha già avuti anche che sono stati richiesti. Comunque il prossimo, se uscirà forse domani, non lo so, poi vediamo, però sembra che sia basato esclusivamente sul calo di fatturato. Il calo di fatturato ancora non sappiamo bene perché voci di corridoio. Sarà comunque forse tra il 2019 e il 2020, l'intero anno. Così sembra, però proprio non so dirvi con certezza. E sembrerebbe che andrà su tutte le categorie in maniera indifferenziata, quindi non più codice Ateco e non codice Ateco. Io credo che sia anche giusto, perché dire di dare un contributo in base a un calo di fatturato su un anno intero va da sé. Che chi ce l'ha avuto il calo di fatturato ovviamente è facile, ma no? Poi come dire, arrivarci. Questo diciamo può essere una buona notizia, come dire, rispetto al momento presente, al momento attuale. E, diciamo l'argomento invece che io volevo trattare in questi 10 minuti, veloce, 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 volevo cercare di darvi, come dire, un input concreto, molto concreto, perché poi chi mi conosce lo sa, io ho un taglio molto concreto quando parlo di problemi fiscali, per quello che riguarda il poter conoscere e sapere facilmente, insomma, senza tanti contorsionismi, ecco. Molti mi dicono, ma io non si sa mai, voi non sapete mai, c'è cioè, ad esempio l'incertezza su quello che andate a pagare tra tasse e INPS rispetto alla vostra partita IVA. Quindi rispetto al vostro reddito o fatturato. Quindi quattro, diciamo, cose proprio centrali in modo che possiate più facilmente rendervi conto di come potreste fare in maniera semplice, in maniera proprio easy. Ovviamente quello che sto dicendo lo dirò esclusivamente per il regime forfettario, perché parlare di guadagno netto per il regime forfettario è facile, è possibile. Se invece siete in contabilità ordinaria, purtroppo non è altrettanto facile. Perché? Perché la contabilità ordinaria, chi di voi ce l'ha o chi di voi, tra voi ha scelto, diciamo, l'idea della contabilità ordinaria, pur potendo magari aderire al forfettario, dovete tenere sotto controllo la contabilità durante l'anno, perché nella contabilità ordinaria il reddito si arriva per differenza tra entrate e uscite. E quindi dovete sapere alla perfezione quelli che sono i vostri costi. Per il forfettario è molto più semplice. Partiamo da quello che fatturate. Quindi voi fatturate al vostro cliente, facciamo delle ipotesi semplicissime e poniamo fatturate 1000 euro. Primo discorso, la prima cosa importante, sappiate che voi pagherete tasse INPS solo e esclusivamente se quella fattura l'avete incassata. Cioè quando noi parliamo di regime forfettario, ma anche la contabilità semplificata per i professionisti non cambia nulla. Voi dovrete andare a prendere in considerazione soltanto quelle fatture che avete incassato. Quindi, prima di ogni altra cosa, tenetela ben presente questo fattore qua, perché non tutti vedo che lo sanno, non tutti lo prendono nella giusta considerazione. Se voi, poniamo a dicembre, avete messo una fattura che ancora a gennaio non ve l'hanno, scusate, a dicembre ancora non ve l'hanno pagata, magari ve la pagheranno a gennaio, a febbraio non lo so. Voi
Voi glielo dovete dire al vostro commercialista, perché il commercialista non lo può sapere. Non è che il commercialista controlla il vostro conto corrente, no? Quindi il commercialista ha bisogno che voi gli diciate: guarda, queste fatture non le ho ancora incassate, per esempio. Dopodiché, l'anno successivo, se le incassate, è chiaro che vi dovete andare a ricordare di prenderle, di tenere in considerazione questi incassi e di dire al vostro commercialista: guarda, che io avevo ancora da incassare una, due fatture dell'anno precedente e le ho incassate nell'anno successivo. Al reddito, quindi faranno reddito soltanto le fatture incassate. Questo è il primo concetto, non ve lo dimenticate. Poi prendete queste fatture incassate e qui abbiamo il vostro fatturato incassato, che non è assolutamente il reddito. Regime forfettario, sapete perfettamente, dovete conoscere bene la vostra percentuale di forfettizzazione, la quale dipende esclusivamente dal vostro codice Ateco, ma immagino insomma che tutte voi sappiate, tutti voi sappiate qual è il codice Ateco. Quindi, se non lo sapete, questa cosa la potete chiedere al vostro commercialista, non è assolutamente una cosa difficile. La potete rilevare anche molto, ma molto facilmente dalla vostra dichiarazione dei redditi. Se vi fate inviare dal commercialista l'ultima dichiarazione dei redditi, andate sul quadro del regime forfettario, che è il quadro LM Livorno-Milano. E trovate una riga, è semplicissimo, la potete visualizzare benissimo, codice Ateco e percentuale di forfettizzazione. Da lì voi potete risalire qual è la vostra percentuale di forfettizzazione. Quindi facciamo l'ipotesi più semplice, visto che quasi tutti sarete professionisti più o meno. I vari codici Ateco dei professionisti hanno tutti più o meno tutti la percentuale di forfettizzazione del 78%. Quindi prendete i vostri 1.000 euro di fattura incassata, quindi fatturato incassato, e moltiplicate per 78. Avrete quindi su 1.000 euro il reddito a 780 euro. Anche questa, insomma, operazione abbastanza semplice. Su quel reddito, quello è il vostro reddito, i 780 euro. Quindi, sempre per fare esempi semplici, se magari avete fatturato e incassato 10.000 euro, il vostro reddito sarà 7.800 euro. Basta che voi prendiate il totale delle vostre fatture incassate nell'anno e vedete esattamente qual è il vostro reddito. Su quel reddito va fatto il conteggio di tasse e INPS. Allora, regime forfettario, imposta sostitutiva 5% per i primi 5 anni, quasi per tutti se siete start-up, però quello, attività iniziate da nuovo, quello lo sapete voi. Passati 5 anni, passate al 15%. Quindi prendete il vostro reddito, abbiamo fatto l'ipotesi di 10.000 euro di fatturato, 7.800 euro di reddito, basta che i 7.800 euro, scusate, vi faccio proprio, no? Il calcolo con la macchinetta, 7.800 euro per il 5%, avete 390 euro di imposta sostitutiva da pagare. Poi, oltre a questo, ovviamente avrete l'INPS, non so se lo sapete, questa è, diciamo, una brutta notizia. Ma l'ultima finanziaria ha leggermente incrementato dello 0,26%, ha incrementato l'aliquota INPS per i professionisti in gestione separata. Molto probabilmente la maggior parte di voi è professionista in gestione separata. Quindi la vecchia percentuale era 25,72%, siamo arrivati, mi pare, 25,86, qualcosa del genere. Insomma, ci avviciniamo al 26%, tanto per dirla tutta. Quindi prendete questa percentuale e sempre andate a moltiplicare per il vostro reddito quello che abbiamo prodotto prima, i 7.800 euro. Vedete quanto è il vostro totale di INPS. Fate la sommatoria di INPS e imposta sostitutiva e a questo punto avrete una cifra complessiva. Avete incassato 10.000 euro. Per arrivare a queste due cifre dell'INPS da versare, dell'imposta sostitutiva da versare, abbiamo fatto una finzione, diciamo, in qualche modo. Abbiamo preso la forfettizzazione per fare il calcolo di tasse e INPS. Ma quello è un discorso, come dire, teorico, no? Il fatto che noi da 10.000 euro di reddito di fatturato incassato arriviamo a 7.800 euro di reddito è soltanto perché il legislatore ha deciso di attribuire questi circa 2.200 euro di costi, giusto? Il reddito 7.800 euro, andate a sottrarre
Quindi dai 10.000 euro complessivi, perché quello che voi avete incassato nella realtà è 10.000 euro, non 7.800. 7.800, ripeto, è il reddito figurativo sul quale calcolare le imposte. Quindi dai 10.000 euro andiamo a sottrarre quell'imposta sostitutiva, i 390 euro che abbiamo calcolato prima, più l'INPS, il conteggio che vi verrà. Tenete presente che comunque adesso che andiamo a fare i conteggi della dichiarazione dei redditi del 2021, anno 2020, sui 7.800 euro di reddito ci andrete ancora a pagare l'INPS precedente, cioè il 25,72% che fa 2.006 euro, per dirla tutta, che è circa in realtà un 20%. L'incremento di INPS, quella di cui vi stavo parlando prima, entrerà in funzione per il 2021. Quindi per il 2020 andiamo ancora a fare i conti con il 25,74% l'aliquota precedente. Quindi, conclusione, abbiamo 2.006 euro più 390 euro che sono gli importi che abbiamo calcolato prima per l'imposta sostitutiva. E io li chiamo, come l'ha sempre chiamato Alessandra, mi è sempre piaciuto moltissimo il talk di Alessandra, quello dei conti della serva, perché è la verità, sono i conti della serva. Totale 2.396 euro, quindi andiamo a sottrarre questo importo ai 10.000 euro che avete incassato. Quanto è il vostro guadagno netto? 7.604 euro. Quindi, per dirla in pochissime parole, con questa modalità qui, se riuscite a farvi questi conteggi, potete sapere esattamente quanto vi resta in tasca, quello che è veramente il vostro guadagno netto. E quindi con questa modalità potrete anche fare più facilmente, per esempio, dei preventivi, che è una cosa che spesso mi viene richiesta. Ma come faccio a sapere quanto ricaricare, quant'è la ricarica, quanto devo applicare, in funzione di quello che voglio chiedere al mio cliente, perché non so quante tasse INPS ci andrò a pagare? Con questo sistema, con questo metodo, potrete farvi molto, ma molto meglio anche quelli che sono i vostri conti, per esempio a livello di preventivo, perché saprete sempre esattamente quanto andrà ad incidere l'imposta sostitutiva e l'INPS totale su quello che voi andrete a fatturare poi al vostro cliente. Siamo quasi addirittura d'arrivo, lo so, manca pochissimo. Quindi, per, come dire, ancora ampliare questi concetti e darvi anche uno strumento molto pratico, molto concreto da poter utilizzare, io mi sono impegnata, dico la verità ragazzi, mi sono impegnata quasi 5 mesi, sono stata dietro a questo progetto. Sembra una cosa stupida, ma non lo è affatto, perché tenere sotto controllo tasse e INPS da pagare e volendo sapere sempre quanto dovete andare a pagare poi con la dichiarazione dei redditi, e gli acconti, il saldo e gli acconti, perché poi dopo c'è il problema degli acconti sull'anno successivo. Io anche ho creato un programmino che è piccolo, semplice, costa pochissimo, ma in realtà è proprio fatto sullo stesso identico schema della dichiarazione dei redditi. E quindi poi ci si possono inserire all'interno tutti i codici Ateco, perché può darsi pure che ne abbiate più di uno di codici Ateco, c'è chi ce n'ha tre, chi ce n'ha quattro, si possono usare fino a 6 codici Ateco. E potrete tenervi sotto controllo tutti i vostri conti, sapere esattamente quanto dovrete poi andare a dare sia allo Stato che all'INPS rispetto a quello che avete fatturato e incassato. È un ottimo strumento anche per fare un calcolo sui preventivi, perché potete gestirvelo tranquillamente, inserirci dentro tutte le cifre che volete, per poter poi capire esattamente se voi andate a richiedere al vostro cliente un certo importo. Su quell'importo, solo su quell'importo, quante tasse INPS ci andrete a pagare. So che credo che sia finito, insomma, il tempo del mio intervento. Non so se Alessandra fa in tempo ci fosse qualche domanda, suppongo che sia un po' difficile perché siamo un po' corti, vero? Ci sono domande in chat, abbiamo visto che abbiamo dei tempi così brevi, So. ci rispondiamo in chat o nell'angolo caffè, ma
Io vi voglio soltanto dire che se poi aveste delle domande, lo sapete, se mi volete fare delle domande, io sono molto disponibile perché ho un gruppo sul quale faccio le dirette ogni settimana e rispondo puntualmente a tutte le domande fiscali che mi fanno. Quindi se andate sulla mia pagina, insomma, il link lo trovate su. Confermo, Laura su Facebook è bravissima e dà tantissime risposte puntuali alle domande che le vengono fatte. Devo dire che è un po' faticoso, insomma, un bel impegno settimanale, però mi ripaga sia a livello di soddisfazione, poi in tutti i sensi, veramente. Per cui se volete entrate nel gruppo, io ci sono, è un servizio gratuito. Grazie mille, Laura, davvero. E ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Ciao!